Veritas News 24 parte oggi. Le chiedo, in un comparto della comunicazione comunque saturo, si va a inserire un altro media, un altro giornale online che ha l'ambizione di dire la verità, le sue sensazioni? Noi, secondo me, noi non viviamo nella società dell'informazione, ma nel suo esatto opposto, cioè nella società della disinformazione permanente e in maniera strutturata. Per cui c'è bisogno che le opinioni siano vaste e plurali e soprattutto che chi legge sia messo in condizione di capire quello che realmente accade. Per cui è importante che all'interno del web ci siano più voci possibili. E il discorso va fatto a monte, nel senso che occorrono gli strumenti che devono essere forniti dall'istruzione, soprattutto dalla scuola, per fare in modo di discernere, di individuare quelle che sono le informazioni veramente rilevanti, veramente utili per la crescita personale e per poter cogliere le opportunità che derivano dall'informazione. Ancora una volta il web come viatico di un mezzo di informazione, questo web comunque si candida sempre a attore principale della nuova comunicazione. Le nuove tecnologie sono oggi in maniera preponderante il presente, saranno quasi esclusive nel futuro. Noi avremo sempre maggiormente a che fare con le nuove tecnologie in ogni dimensione, con la robotica, con tutto quello che riguarda l'innovazione. Il mondo che viviamo oggi sarà presto superato da innovazioni tecnologiche estremamente avanzate. Quindi noi dovremo essere attrezzati per reggere il passo con questi sconvolgimenti, ma dovremmo reggere il passo anche a livello cerebrale, anche a livello di impatto emotivo, perché sono già velocissimi i cambiamenti, ma lo saranno ancora di più nel futuro, per cui bisogna essere attrezzati per riuscire a prevedere quello che accadrà. Un suo augurio per questo nuovo inizio? Di fare cose belle e utili per tutti. Buonasera, abbiamo qui con noi Alessandro Papini, docente di comunicazione istituzionale e nuovi media. Secondo lei, gli operatori dell'informazione come trattano le informazioni? Riescono a conciliare a suo avviso il diritto all'informazione e il principio di responsabilità derivante dalla divulgazione della stessa? Io credo di sì. Credo che oggi ci sia un ambito di iperinformazione, ma io reputo che chi fa informazione giornalistica oggi sia un presidio della informazione verificata, della informazione certificata. La sfida è probabilmente essere capaci di cogliere quei pezzi di contenuto informativo autogenerato dai cittadini, dal citizen giornalismo, eccetera, e farlo proprio. Cosa pensa della nascita di Veritas News 24, il quotidiano online che vorrebbe scrivere la verità? Qualsiasi quotidiano che nasce è sempre un valore nella comunicazione per una comunità, per la comunità editoriale italiana, quindi benvenuto a Veritas e sono certo che farà grande strada. Secondo lei, in un mondo globalizzato come il nostro, come si evolverà il ruolo dell'informazione e come avverrà l'integrazione tra vecchi e nuovi media? Sta già avvenendo sostanzialmente, sono superfici comunicative che devono comunicare, che devono essere interattive, che devono saper dialogare. Questo significa fare comunicazione oggi, farla in maniera intelligente, saper utilizzare tutti
i media della comunicazione nel modo giusto. La sfida della comunicazione e dell'informazione del futuro passa di qui. Grazie. Grazie a voi. Per l'invito, è una bellissima iniziativa questa, perché nel panorama dell'informazione regina, credo più voci ci sono meglio è, perché comunque garantisce la pluralità dell'informazione, garantisce anche la varietà dell'informazione, perché tante volte anche la carta stampata ha difficoltà a inserire tutte le informazioni che arrivano nelle loro pagine, per cui mi sembra un'iniziativa seria, questo è importante, un'iniziativa che sicuramente avrà un futuro, che ha un trust notevole di qualità. Io pensavo fosse la presentazione di uno dei tanti siti, invece riconosco che sono sorpreso, perché è un giornale vero, con i redattori, con i direttori, con un'organizzazione che mi fa capire che evidentemente si vuole mirare in alto. Quindi, congratulazioni, congratulazioni a tutti voi, auguri a tutti voi che cominciate questo percorso. Sono convinto, ma lo dico senza piaggerie, senza facili ossimismi, ma sono convinto che sarà sicuramente un successo. Grazie.